Tra le maggiori prove podistiche dell'anno si avvicina a grandi passi una delle gare più partecipate dell'Abruzzo, l'inossidabile Corsa di San Martino di Controguerra, che si correrà domenica 12 novembre. Numeri da record nell'edizione passata, che ha visto quasi 4.000 atleti affollare il piccolo paese di Controguerra e che quest'anno punta a battere ogni record di partecipazione. Gli elementi per riuscirci ci sono tutti: percorso collinare stupefacente per tracciato e per panorama circostante, immerso tra i vigneti e gli uliveti. Per noi è veramente una nota di orgoglio ospitare tanti atleti sul nostro territorio, quindi una giornata dedicata allo sport, alla promozione turistica, ma soprattutto all'accoglienza di Controguerra, perché è un intero paese che si mette a disposizione per l'accoglienza di questi atleti. Quest'anno abbiamo avuto un enorme successo, c'è un pacchetto turistico abbinato a questa gara che coinvolge circa 30 strutture alberghiere. Quest'anno abbiamo avuto 723 atleti che hanno aderito al pacchetto turistico e che verranno già dal sabato mattina. Sono state 9 le regioni coinvolte in questo pacchetto turistico. Altra iniziativa molto interessante è quella dei camper, c'è il nono raduno dei camperisti in corsa, 130 camper ospiti, e anche questa è una cosa unica, diciamo, per un paese come Controguerra che vanta circa 2.500 abitanti.